Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché ora in questo video, che dovrebbe essere il terzo se non sbaglio in uscita, andiamo a guardare un po' quello che c'è di nuovo in questo anniversario che magari potreste perdervi qualora ovviamente vogliate in un modo o nell'altro controllare tutta la situazione che vi circonda, mettiamola così. Cominciamo con la Chocoboard, o quella che io chiamo Chocoboard, ma che vi consentirà fondamentalmente di ottenere dei premi in base ovviamente a quello che in base agli obiettivi che vi verranno richiesti durante tutta la campagna dell'anniversario. Quindi avrete delle missioni e un pannello di missioni 3x3 che una volta completate vi daranno diverse ricompense ogni volta. Quindi il primo pannello darà 3000 cristalli, il secondo pannello darà 60 mitri roll e il terzo pannello darà il nuovo wallpaper che avrete la possibilità di poter visualizzare o comunque di poter mettere su schermo all'interno del vostro gioco. Altra cosa di cui dobbiamo tenere conto è la nuova spedizione Chocobo, quindi mi raccomando, andate nelle vostre spedizioni Chocobo e mandate i vostri Chocobo migliore, che devono essere di montagna, nella nuova spedizione Bounce Outpost, che vi consentiranno di ottenere le medaglie Chocobo blu, che a sua volta vi consentiranno di poter scambiare successivamente all'interno dell'exchange shop il Chocobo Bahamut di livello B con 1000 monete, quindi non sono neanche tantissime. Ogni moneta, tra l'altro, di quella classica può essere convertita, quindi io in realtà potrei tranquillamente già farlo, perché sono... Aspetta, non capisco. Ah no, sono queste che possono essere convertite in medaglie normali. Ah ok, pensavo al contrario, lol. Va bene, invece no, quindi le medaglie che poi ovviamente vi rimarranno in più potranno essere convertite in medaglie Chocobo normali. Quindi vabbè, ci sta, è giusto, per evitare comunque di sprecarle e per evitare comunque di perderle. Successivamente parlando, dobbiamo andare a visualizzare anche l'exchange shop, perché nell'exchange shop, come potete vedere, abbiamo diversa roba che si può scambiare, partendo ovviamente dalla skin del primo anniversario. Ovviamente le skin che già possedete saranno praticamente bloccate, mentre invece tutte quante le altre skin potranno essere scambiate e potranno essere utilizzate ovviamente dal giocatore, qualora ovviamente ne abbia la necessità. Io, ragazzi, la mia skin voi già sapete tutti qual è, quindi non credo di perdere ulteriore tempo, anche se ce ne sono diverse molto belle, tipo l'Arcanum di Zac potrebbe essere interessante, ma non ho Zac così forte in Arcanum ghiaccio, quindi voi già sapete benissimo quale sarà la mia skin. Anche quella di Mog, anche quella di Kite Sith potrebbe essere molto interessante per chi vuole craft, per chi vuole costruire un Kite Sith non elementale build critica. Ma ragazzi, per me voi sapete benissimo qual è la skin che bisogna prendere. La skin di Barrett Electro Armor è fantastica. Boost HP con l'Indomitable Soul. Difesa fisica e magica aumentata del 20%, attacco fisico e magico aumentato del 10%. Questa, ragazzi, è la skin che per me è assolutamente da prendere. Quindi utilizziamo il voucher, la prendiamo insieme e questa è la mia skin che scelgo. Vi avrei fatto sicuramente un video a parte per quanto riguarda le skin, ma credo che non ce ne sia bisogno. Le conosciamo tutti le skin che sono uscite all'interno del gioco, quindi dovete necessariamente scegliere in base alla vostra esigenza. Però, qualora vi interessi un video sulle skin e il perché vi consiglierei comunque delle skin rispetto ad altre, fatemelo sapere nei commenti che ci lavorerò su. Altre cose su cui bisogna focussare, diciamo, su cui bisogna puntare l'occhio, sono le Mago Gem Exchange. Mago Gem Exchange che vi consentiranno di ottenere delle Power Brand che vi permetteranno di potenziare le vostre armi, e addirittura con 300 Mago Token poter ottenere l'arma leggendaria di Sephiroth, Gengis Blade,
è un prezzo molto 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 elevato, perché ogni pool da 10 vi darà 10 gemme, quindi tecnicamente voi dovreste fare 30 pool per ottenere l'arma, e 30 pool con i prezzi che ci sono su Ever Crisis sono abbastanza pesanti, sono abbastanza pesanti, quindi capisco anche l'eventualità del ovviamente rinunciare tra virgolette all'ottenimento dell'arma Ultimate. Altra cosa su cui dobbiamo mettere ovviamente gli occhi sono gli eventi, perché è vero che gli eventi di Final Fantasy IX e la Boss Rush sono terminati, ma in questo momento abbiamo a disposizione la Battle Tower, Milestorm Tower, Chaos of the Corrupted e la storia invece nuova che dovremo affrontare praticamente in questi giorni. Una che ha una durata di 30 giorni, l'altra ha una durata di ben 51 giorni, quindi quasi due mesi in cui possiamo dedicarci tranquillamente al completamento di questa torre. Questa torre avrà la possibilità di poter scambiare i weapon voucher, che come potete vedere ogni weapon voucher avrà la possibilità di essere scambiato con armi che curano, armi fuoco, armi ghiaccio, armi elettriche, armi acqua, armi vento e armi terra. Quindi avrete la possibilità comunque di poter scambiare i vostri voucher. Qualora non vi interessassero nessuna di queste armi, potrete scambiare i ticket 5 stelle con i voucher selezionanti. Quindi se non vi interessa nessuna di queste armi, dico io preferisco un'arma 5 stelle randomica, e quindi vi prendete il ticket per l'arma 5 stelle randomica. In questo caso abbiamo ovviamente le varie le varie strutture della torre, che come potete vedere partono dal piano 1 fino ad arrivare al piano 100. Si otterranno le Ultimate Medal che potranno essere utilizzate nel Medal Exchange. Infatti se andiamo sempre nell'Exchange Shop e ci dirigiamo nel Medal Exchange Shop, ecco qua, abbiamo le nostre Ultimate Medal. 100 Ultimate Medal vi consentiranno di ottenere un'arma ultima per i vostri personaggi. Ogni personaggio avrà a disposizione un'arma Ultimate che avrà ovviamente degli effetti diversi, come per esempio quella di Cloud, che come potete vedere 1000 danni fisici magici e poi la possibilità di poter aumentare attacco fisico e attacco magico in high, quindi 3 tacchette. Quindi diciamo che queste armi Ultimate avranno degli effetti meno potenti rispetto alle armi Ultimate che si troveranno nei banner, però ovviamente questa è una scelta che dovrete fare per conto vostro, anche perché 100 medaglie praticamente è il completamento di tutti i piani. Quindi capite bene che queste medaglie vi consentiranno poi di scambiare queste armi ultima e si otterrà una medaglia per ogni piano. Quindi buona fortuna. Però ragazzi non disperate, perché queste medaglie ultima si potranno ottenere anche con altri eventi. Si potranno ottenere anche con altri eventi. Quindi se non riuscite a fare i piani della torre non disperate, magari non prenderete subito l'arma Ultimate, ma avrete modo comunque di poterla prendere più in là. Detto ciò, per quanto riguarda fondamentalmente il gioco, o comunque le novità che sono state inserite in questo anniversario, non c'è tanto da sottolineare, perché l'evento in questo caso qui funziona nello stesso modo di qualsiasi altro evento, solo che qui adesso a disposizione avremo anche le Power Branding Stone. Che cosa sono le Branding Stone? Ne parleremo in un video a parte, dove vi parlerò sia delle armi Ultimate che delle Brand Stone, per fare un argomento unico ed evitare di disperdere così, diciamo, tutte le varie informazioni. Detto questo, penso di non dimenticare nulla per il momento per quanto riguarda il gioco. Se ci dovessero essere delle informazioni aggiuntive le aggiungerò sotto nei commenti, ma non credo. Ovviamente sì, c'è anche la campagna che vi consente di poter livellare i personaggi, di poter ottenere più ricompense dalle premium quest, ma questo penso che comunque lo avrete già sentito nel mio video delle news, e se non l'avete fatto andatevelo a recuperare. E detto questo, direi che per questo video possa essere tutto. Quindi buona fortuna con i nuovi eventi, buona fortuna con le pullate, e noi ci becchiamo con il prossimo video. Ciao!